amici di TecnoAndroid.it, benvenuti. Se vi state chiedendo perché sono su una scala e sono con in mano un'antenna e una centralina, dovete assolutamente vedere questa recensione subito dopo la sigla iniziale. Eccoci qui, siamo in compagnia di Stella Doratus, un ripetitore per segnale UMTS e GSM, e proprio questo è il modello 900 più 2100, adatto per questo genere di frequenze. A chi è utile? È utile soprattutto a chi abita in zone con poca copertura di segnale, dico poca perché nel caso in cui non avete segnale questo accessorio non fa miracoli, e è in grado di ripetere il segnale, cioè proveniente magari dal tetto, fino a dentro la vostra abitazione, dalle 3 alle 5 stanze all'interno. Io già l'ho aperto, l'ho testato per oltre un mese, adesso l'ho rimesso all'interno della scatola appunto per farvi vedere che cosa c'è. C'è il cavo da 12 metri, molto molto resistente, con protezione ad acqua, polvere o altri agenti atmosferici. Poi subito sotto troviamo l'antenna interna e l'antenna esterna. Questa, come potete vedere, è un pochettino più rovinata perché io l'ho tenuta sul tetto di casa. E questo è il cuore, è la centralina che permette proprio di ripetere il segnale. Mettiamola in questo modo. Sopra troviamo i 10 LED relativi al segnale 900, quindi quello GSM, compatibile con tutte le reti italiane, e sotto quello da 2100, la frequenza 2100, che sarebbe l'UMTS. E nella parte destra troviamo il connettore per l'antenna esterna, mentre su quella sinistra per quella interna. E troviamo anche l'alimentatore di rete, è un 12 volts e consente logicamente l'accensione e funzionamento del ripetitore. L'amperaggio è di 1.5 ampere, sembra abbastanza leggero, però diciamo che durante il normale utilizzo si scalda ma non eccessivamente, quindi diciamo che è veramente ottimo anche l'alimentatore. Allora, andiamo a scoprire la centralina che ha 10 LED. E i 10 LED come funzionano? Il LED dall'1 al numero 6 indicano la potenza del segnale, mentre il numero 7, durante le chiamate o lo scambio dati, lo stesso si illumina circa 8 secondi per poi spegnersi. E il LED numero 8, se accesa il segnale in ingresso, è troppo forte, quindi il dispositivo va, diciamo, in protezione. Non funziona nel caso in cui è troppo forte il segnale, e lampeggia nel caso in cui il ripetitore è troppo vicino alla cella del vostro operatore, quindi meno di 20 metri. Il 9 invece è il controllo del feedback, cioè rimane spento e lampeggia solo se ci sono modifiche di guadagno relative al collegamento. Il numero 10 indica invece il corretto funzionamento del ripetitore, così si raddoppia per entrambe le file di LED che trovate. Noi l'abbiamo testato in questi giorni, l'abbiamo posizionato direttamente sul tetto della nostra abitazione, siamo abbastanza vicini alla cella, infatti abbiamo trovato qualche difficoltà nel capire che lo stesso dispositivo andava in protezione e nel caso in cui il segnale fosse stato troppo forte. Infatti si accendeva continuamente la spia rossa e il dispositivo non funzionava. Dopo alcune prove abbiamo scoperto appunto questa problematica, che è ecologicamente riportata dal produttore. Lo abbiamo posizionato in una zona con meno copertura, ha funzionato egregiamente ripetendo il segnale. Potete vedere i dati con One Signal della potenza del segnale è attuale con e senza ripetitore acceso. Come potete vedere c'è un certo incremento del segnale che viene fornito dallo stesso ripetitore all'interno della nostra abitazione. E per quanto riguarda le frequenze, come vi ho detto, funzionano con GSM o MTS. Questo modello, nonostante sulla scatola sia riportato anche LTE, non è in grado di ripetere il segnale LTE, quindi non abbiamo questo tipo di
di miglioramento, e invece abbiamo questo genere di miglioramento sull'altro modello che abbiamo testato nei mesi scorsi e che trovate la recensione sul nostro sito www.techandroid.it. Il ripetitore, molti mi diranno, ma ha un impatto sulla salute, perché logicamente ripete il segnale all'interno della nostra abitazione, diciamo è come avere una cella telefonica all'interno della nostra abitazione. No, perché anche se avendo ripetitore sempre ripetitore all'interno della nostra casa, lo stesso produttore riporta che il cellulare usa una frequenza e una potenza abbastanza basse, che sono in grado di logicamente di mandare meno onde elettromagnetiche possibile all'interno della nostra casa, quindi o casa o ufficio, quindi diciamo che è molto molto buono e ha degli standard di sicurezza davvero elevati. Esistono diversi modelli come lo Stella Home 900 più 2100, che è GSM e 3G, proprio questo abbiamo davanti. Lo Stella Home 800 più 900, quindi GSM più 4G, lo Stella Home 3 band GSM più 3G più 4G e quello a 5 band GSM più 3G più 4G con frequenza di 800, 900, 1800, 2100 e 2600 MHz, quindi diciamo è quello più completo. È davvero un ottimo prodotto, l'installazione è davvero semplice, stiamo vedendo nelle immagini come deve essere installato lo Stella Doratus. Andiamo subito a collegare il cavo nero, quello da 12 metri, al connettore per l'antenna esterna. Subito alla fine colleghiamo l'antenna esterna e posizioniamo l'antenna esterna sul tetto della nostra abitazione, mentre l'antenna interna dovete collegarla abbastanza vicino al ripetitore, anche perché il cavo non è molto lungo. Subito dopo sarà sufficiente connettere all'alimentatore da 12 volts alla presa di corrente della vostra abitazione o ufficio per far funzionare lo stesso e notare subito i miglioramenti di segnale. Quindi un'installazione molto semplice, possono effettuare può effettuare chiunque senza grandi conoscenze tecniche. Durante il mese di utilizzo non abbiamo riscontrato grandi difficoltà, la navigazione internet è molto fluida, il segnale è sempre costante e non ha alcun calo, e soprattutto le chiamate sono ottime. Quindi diciamo, se abitate in una zona poco coperta dal segnale GSM o MTS, questo è il prodotto che fa per voi. I prezzi variano da 200 fino ad arrivare a 800 euro, o a seconda del modello che prendete. Logicamente più il modello è grande e ha con le caratteristiche, soprattutto con le frequenze, e più diciamo costa. Allora, per oggi è tutto, continuateci a seguire ancora sul nostro sito www.techandroid.it e se vi è piaciuta questa recensione iscrivetevi al nostro canale YouTube. Grazie a tutti per averci seguito.